vorrei ritornare a avere il sorriso che avevo una volta. Lei è Silvia. Ciao Silvia, ciao a tutti. Lei è una bimba speciale, sempre sorridente, un po' timida all'inizio, però poi prende confidenza subito. Il tempo che entriamo nel supermercato e saluta tutti, cioè le persone di fianco a me le chiama zio, zia, già è amica di tutti, quindi sì, sì, sì. Silvia è nata ad aprile 2019 e ha portato gioia ovviamente alla nostra famiglia come qualunque bambino che viene al mondo. Un giorno però mio padre decise di portarci a visita perché in Silvia c'era qualcosa che non andava. Silvia a 3-4 mesi ancora non reggeva il capo e quello era un segnale di allarme. Andammo a fare una visita in ospedale e questa pediatra dell'ospedale ci disse che Silvia era ipotonica. Da lì a poco però ci ritrovammo a fare un day hospital nell'ospedale pediatrico Bambin Gesù a Roma. Questo ricovero, che doveva durare una settimana, durò più di 50 giorni. La diagnosi arriva il 13 ottobre del 2020. Lei aveva una malattia genetica rarissima, perché come lei nel mondo ne esistono solamente altri 24. Accertati, che si chiama PNPT1, talmente rara che non ha un nome. E addirittura il dottore mi disse: signora, lei è fortunata che sua figlia sia nata nel 2019, perché noi abbiamo scoperto questa malattia l'anno prima, quindi nel fine 2018. Ho provato un senso di impotenza, perché davanti a me ho visto solamente un lungo tunnel nero senza uscita. E così è stato per qualche mese, perché non riuscivo a risollevarmi da questa idea. Nonostante ci fosse mia madre, mia sorella, mio padre, le persone che mi sono care, che mi sono vicine, che mi dicevano che comunque la vita sarebbe andata avanti nel migliore dei modi, di tranne il meglio. Però io di meglio non vedevo molto. Ho paura per me, ma soprattutto per lei, perché insomma la vita sarebbe stata una vita complicata. E probabilmente lo sarà. Cioè, Silvia ha ancora 2 anni e mezzo, quindi io non so cosa aspettarmi alla vita. Però questa è stata la mia prima sensazione. Poi un giorno incontrammo questa terapista che ci parlò di questo centro lontanissimo da casa. Si trova a Cuba, quindi mandammo tutte le richieste, abbiamo mandato la cartella di clinica di Silvia, la diagnosi, le analisi, tutto quello che avevamo, finché qualche settimana fa non ci arriva l'accettazione. Insomma, ci dicono: siamo pronti. Siamo pronti per accogliervi, per accogliere Silvia. En la clínica de neurología infantil del CIREN recibimos niños entre 2 y 17 años de edad. La patología que atendemos con mayor frecuencia está el retardo del desarrollo psicomotor, los trastornos del movimiento, niños con déficit del desarrollo intelectual y niños que tienen diagnóstico de patología del sistema nervioso periférico. Todos estos niños son evaluados y tratados según nuestro programa de restauración neurológica. Yo i biglietti li ho già fatti, sì. Partiamo il 27 di ottobre. Però sappiamo bene che i soldi con cui partiremo non sono i soldi che ci basteranno. Ed è per questo che abbiamo chiesto una mano alla comunità. Ho creduto nella bontà delle persone e abbiamo chiesto una mano a chiunque volesse, chiunque prendesse a cuore la storia di Silvia.
mi hanno scritto, telefonato, chi poteva ha contribuito, chi non poteva contribuire economicamente, comunque mi ha scritto una parola di conforto e realmente ho davvero toccato con mano, ho preso percezione del fatto che io non sia per niente sola, seppur questo fantasma mi rincorre dietro, no? Questo senso di solitudine continua. Però c'è una comunità dietro che realmente vuole aiutarci con quello che può e lo sta facendo attivamente. Quindi anche tu, anche voi che siete oggi qui e mi state dando la possibilità di esprimermi, per me è una grandissima cosa. Papà di Silvia non fa più parte del nostro nucleo familiare, quindi a vivere sotto lo stesso tetto siamo io e Silvia. Poi c'è sicuramente mia madre che mi dà una mano enorme, c'è mia sorella altrettanto, c'è mio padre, ci sono le mie amiche. È complicato, è difficile assai, non lo so quantificare. Ci sono giorni in cui vorrei proprio mollare la presa, non mi sento all'altezza. Ci sono giorni che mi chiedo perché a me, ci sono giorni in cui penso alla mia vita passata e dico vorrei ritornare ad avere il sorriso che avevo una volta, però io vivo con la speranza che insomma arrivi quel momento in cui io mi possa sentire di nuovo felice con me stessa e della vita che sto affrontando. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Alla fine Silvia sorride sempre, tutti i giorni, con chiunque. La vedo che vuole, si sforza, a parte che è più coraggiosa di me. Cioè sicuramente più coraggiosa. Lei dà il coraggio a me per andare avanti e quindi devi farcela. Se tu mandi un bacio, io ti faccio vedere i cartoni. Manda un bacio.